Buonasera amici di Quattro Chiacchiere da Bar, bentornati dopo le festività natalizie, eccoci qui finalmente in vostra compagnia con delle grosse novità, perché la nostra trasmissione, che è nata ancora con il primo lockdown, quindi nel mese di aprile dell'anno scorso, è cresciuta piano piano ed è cresciuta tanto da arrivare a meritarsi una ribalta televisiva. E quindi ringraziamo anche chi ci sta guardando ora su Boom Channel, il canale 68 del digitale terrestre. E noi siamo anche lì adesso, ogni mercoledì sera. Bene, amici, questo bar dove mi trovo è un bar naturalmente virtuale, è un bar che non deve sottostare a tutti i DPCM del periodo ed è un bar che gestisco con la padrona dei muri. La padrona dei muri è lei, è Isabel Stasi. Eccola qui. Ciao Isabel. Ciao! Ciao Flavio, bentornato, bentornati tutti. Grazie, grazie. Sì, ci siamo. Cioè, avevamo voglia anche di tornare e di tornare a fare le nostre dirette. E Certo. soprattutto avevamo voglia, insomma, di un po' di contatto e ci sono Poi rimasti con questi. tante novità, hai fatto bene, l'hai già accennato te all'inizio, finalmente siamo anche in televisione, quindi Boom Channel è la nostra rete dove ci potranno vedere entusiasti, spero. Ma sì, Spero. vedrai, vedrai, guarda, assolutamente ne sono certo. Assieme a noi, in questo bar nostro virtuale, abbiamo un cliente, lui c'è sempre, proprio sai che in tutti i bar c'è uno che c'è sempre. Assolutamente. Il nostro è un avventore fisso che noi abbiamo tanto piacere di vedere tutte le volte che apriamo il nostro bar ed è il maestro Vince Tempera, eccolo qua. Ciao ragazzi, Buonasera. bentornati e buon anno, anche se è già passato un mese, hai Ma capito? sì, ma sì, diciamo. Esatto. Con l'augurio non si fa mai, non ce n'è mai troppo, non ce n'è mai abbastanza. Esatto, bene. Hai visto, Vince, anche tu, insomma, un commento sul fatto che siamo arrivati alla televisione con questa cosa, nata un po' per scherzo. Ma un commento, sono molto contento di essere arrivato primo. Dicevo una volta Coppi e Bartali, capito? E anche noi si vede che l'idea è piaciuta e stiamo arrivando anche noi ai canali nazionali, e con tante cose che nascono in piccolo e poi boom, esplodono, speriamo. Speriamo, speriamo naturalmente. Il nostro bar non lo gestiamo come abbiamo detto da soli ed è un bar dove ci sono sempre dei clienti. Arrivano, stanno con noi, si bevono una birra, ci raccontano qualcosa della loro arte, della loro vita. Il primo che chiamiamo questa sera è il nostro Vittorio Marzioli, detto Vic. Eccolo qui. Buonasera, Vic. Eccolo qua. Ciao Vic! Ah, ragazzi, com'è? Perché ti Ciao! troviamo un po' Ciao, distante? ci vedi? Ciao Fabio, ciao Isabel, ciao Vince. Mi Ciao, tipo. ciao! Per me è un Manhattan, grazie. A te un manato. Lo prepariamo subito. Guarda come Lo sei messo prima. prepariamo, sai quando, Vic? Mentre va la tua scheda, perché così chi Oh, non ti conosce. la scheda no, La scheda, la sì. scheda no! Adesso ne parliamo dopo. Oggi parliamo di Vittorio Vic Marzioli, che inizia la sua carriera come fumatore accanito e poi, grazie al suo sguardo penetrante, si trasforma in cacciatore di personaggi famosi. E qui ne abbiamo un paio di esempi. Fino a buttarsi nel ramo delle pulizie, che però non gli si addicono. E nel lontano 2004 nascono Vic and the Doctors of Jive, grazie anche al maestro Vince Tempera, vero mago che trasforma Vic in un vero musicista. Qui lo vediamo in una lezione in cui gli fa capire come si tiene il tempo. Ma il talento è talento e Vic ne possiede a bizzeffe, ed eccolo quindi sbarcare sui palcoscenici principali dei locali più importanti di Milano con la sua band, fino ad arrivare ad arringare il pubblico come un vero animale da palco. E andiamo ora a vedere e sentire un po' di Vic and the Doctors of Jive. Non prima però di aver ricordato al nostro amico Vic che con la barba sta meglio di quando non l'aveva. Thank you.
e in Gennaro Caravella from Chicago. Sono stato espulso dall'Italia come a scuola. Mi sono trovato a 13 anni nella mela, lasciato solo per cercarmi la mia storia. Correva il giorno 10 maggio del 21, pulivo scarpe a persone con il grano. Adesso invece sono Mister Broccolino, tratto solo con... Ring, I'm a swing, let it ring, and you sing Vita Bella. As we play in Jeepy Jeepy say, oh, la che che tarantella. Eccolo qua, Vic! Che scheda, oh, meravigliosa. Pizzica, bravo, bravo, carina sta scheda, eh. Cosa hai, fatto nella barba? Hai preso la foto allucinante, senza... io sono bellissimo senza la barba. Hai preso l'unica foto dove sono un cesso incredibile. Bene, no, apriamo, apriamo ai nostri ascoltatori un pensiero su, forum. Su... chiediamo questa cosa, se è vero o non è vero che è più bello senza barba. Dovresti insomma far vedere qualche scatto in più, però non avremo neanche tempo. Poi, insomma, siamo in tanti stasera, mi dicevo, no? Siamo in tanti, ma non dentro di te, come al solito, che hai più voci, più persone che vivono dentro di te. Siamo in tanti, c'è un bel parterre, anche molto divertente, e c'è soprattutto tanti ascoltatori che ci seguono e ci hanno già salutato in tanti. Io non riesco naturalmente a salutare e citare tutti, il fatto che vi metta fuori il commento è come dire, so che ci siete. Posso intervenire? Vorrei salutare Valentina Cinquini. Valentina, che si manda dei messaggi bellissimi. Sì, che abbiamo una mia artista. Guarda, e Valentina dice anche che sei più bello senza barba. Pensate. Mamma mia, io vince. Non ho capito chi è più bello senza barba. Io vince. No, tu. Ma l'hai mai avuta la barba? Vince? Mai. Il pizzetto? No. Il baffetto alla Fred Buscaglione? No. Niente. Sembra, adesso, sembra un bravo ragazzo, ma ci sono delle foto di Vince Tempra in gioventù con una testa, ragazzi. Allora, proseguiamo nel presentare i nostri ospiti questa sera. Guarda, in un colpo solo ne tiriamo dentro due. Sono un duo, infatti, stanno insieme, non nella vita, ma artisticamente, e sono il duo Idea, composto da Daniele e Adriano. Ciao Daniele, ciao Adriano! Ciao! Benvenuti, ciao. Benvenuti. Ciao Dani! Ciao ragazzi! Ciao Adri! Salutiamo bella anche tutti! Che bello! Vince, Isabel, Vic. Ciao ragazzi! Ciao, buonasera. Visto che siamo al bar, io, come direbbe Cocciante, un margherita, grazie. Cominciamo. Bene, anche loro... Posso andare via? No, allora pensa Vic, a loro non ho fatto una scheda, perché basta far vedere quello che sono in grado di fare su un palcoscenico e li abbiamo già spiegati. Sono veramente, si amano definirsi cantabarettisti, giusto? Già. Allora adesso andiamo a vedere una cosa che hanno fatto recentemente in un'altra trasmissione della quale curo la regia. La premessa è che in video avevamo con noi il maestro Vittorio Descalzi dei New Trolls e loro gli hanno fatto quella carezza della sera, ma a modo loro. Sentiamola. Quando tornava mio padre sentivo le voci, dimenticavo i miei giochi e correvo lì. Mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercarmi, io sono qui. Poi mi mettevano a letto, finita la cena, spegneva la luce ed andava via. Rimanevo da solo ed avevo paura. Non chiedevo a nessuno, rimani un po'. Non so più il sapore, quella speranza sentivo nascere in me. E ora non so più, non so se mi manca, se mi manca di più.
quella carezza della sera, o quella voglia di avventura, o d'un gabbiano da scogliera, voglia di andare via di là. Quelle giornate d'autunno sembravano, chiedevo a mia madre dove eri tu, e quando chiedevo a mia madre dove eri tu, cos'era quello fra negli occhi suoi, e io non capivo che quell'ombra negli occhi suoi, e poi cominciavo, pensami, manchi tu, e mi manchi tu, non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me, io la sentivo nascere in me, ca 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 care, ca 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 care, non so più ca 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 care, ca 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 care, ca 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 care, quella carezza della sera, quella voglia di avventura, voglia di andare via di là, quella carezza della sera, quella voglia di avventura, voglia di andare via di là, quella carezza o quella voglia via di là. Bravissimi ragazzi, bravi. Bellissima, bellissima. Chi sono questi? Ah, siamo due bravini. E ovviamente queste cose le portate da anni sul palco dello Zelig, giusto? Sì, diciamo le portavamo, visto che Zelig ormai anche è stato migliorito, però... Però sì, era una nostra, così, un nostro modo di rinnovare un po' le canzoni che si ascoltano sempre allo stesso modo. Abbiamo poi cominciato da lì e poi li portiamo da anni, in realtà, nei vari palchi. Quando erano aperti, vi ricordate? Bellissimo. C'è stato un tempo in cui c'erano i palchi, le piazze, sì. I teatri. C'era anche della gente davanti, seduta, mi ricordo, ecco, vagamente. E noi che e temevamo ci fosse poca gente, adesso vorremmo anche tre persone, capisci? Questa è la differenza. Esatto, esatto, sì, effettivamente, potersi esibire. Vero maestro Vince, anche te senti questa mancanza, immagino. Sì, più che altro sono i viaggi che mi mancano, viaggiare per fare concerti. Il concerto sì, è divertente, però è divertente prima quando mangi, dopo quando rimangi e ribevi, hai capito? E gli amici, una chiacchierata, cioè, ti manca barcelletta. Ti manca il Freccia Rossa? Manca il Freccia Rossa, anche, manca tutto, dai. Quindi arriveranno tempi migliori, si diceva. Torneranno. Lo speriamo. E mentre lo speriamo, facciamo entrare qui con noi anche l'ultimo ospite, non certo per importanza, ma perché qualcuno doveva essere messo al primo, al secondo, al terzo posto. E quindi, dulcis in fundo, arriva il maestro Franco Malgioglio. Ciao Franco! Ciao a tutti! Franco. Grazie per il maestro. Ciao Franco! Ciao Franco! Grazie. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao! Bene, anche Franco, a parte che hai un cognome che già potrebbe trarre in inganno, sinceramente. Io un disastro, lasciamo stare quel tema perché dovrei chiedere i danni. No, ricordiamo che sei veramente il cugino di Cristiano Malgioglio. Ognuno ha le sue disgrazie, dico sempre, insomma. D'altra parte. Però andiamo a scoprire invece... Mio cugino gli voglio bene, gli voglio bene. Dai, gli vogliamo bene. Andiamo a scoprire che cosa fa e chi è artisticamente Franco Malgioglio. Cristiano. Ah no, io. tu. Cristiano. Franco Malgioglio nasce con il rock e la musica nel sangue. Fin da giovanissimo fonda la sua prima band chiamata L'Antica Bottega del Ciabattino e si esibisce nei più malfamati oratori della Lombardia, con un occhio sempre vigile all'eleganza e alla sobrietà della moda dell'epoca.
accarezza l'idea di diventare un divo del grande schermo, ma lascia posto ad un suo sosia, l'attore Franco Nero, per continuare a dedicarsi alla musica. Alla fine degli anni 70 è fondatore della Freak Maljoint Rock Band e si esibisce anche al mitico Teatro Tenda di Milano con un giovane Vasco Rossi. Nel 1980 è tra i protagonisti dei Pulsar, un gruppo rock il cui frontman Pino Scotto è considerato il protagonista del metal italiano. Poi tanti altri progetti legati sempre alla musica che vedono anche il coinvolgimento di sua figlia Martina. Ma Franco non si ferma mai e nel 2009 nasce il progetto Giamburrasca, ovvero fare musica dal vivo con musicisti professionisti e non, a fini benefici in particolar modo a favore dei bambini. Nel progetto Giamburrasca Franco ha già collaborato con artisti come Tullio De Piscopo, i Camaleonti, Marco Ferradini e anche Ronnie Jones e ancora Luisa Corna, Pietruccio Montalbetti dei Dick Dick, Enrico Ruggeri e ultimo ma non ultimo il grande Maurizio Vandelli. Insomma, Giamburrasca è un progetto in continua evoluzione, come lo è la musica stessa, sebbene Franco nel cuore sia sempre legato a questa. Una versione soft. Sì, va bene. Più cantautorale. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via di là. Eccoci, torniamo dopo che Descalzi ci ha cantato quella carezza della sera. Un applauso a lui, un applauso a Franco. Comunque, grazie Flavio di averci messo proprio un'altra volta Descalzi che canta davvero la carezza della sera. Grazie. Era per riequilibrare, Daniele, per riequilibrare. Beh, ma lui rideva molto quando la vedeva, è molto divertente anche le sue reazioni lo sono state. Bene, ragazzi, prima di mettervi sotto il fuoco di fila di domande che dobbiamo farvi, perché a parte che lì Vic hai una valletta, tu è venuta a salutarvi perché va Nanna, come nel pigiamino, non si vede, se lo faccio vedere il pigiamino. Ciao, che carina. No, allora era giù che lo guardava su YouTube, ha detto papà, però volevo salutare tutti, volevo salutare il maestro. Brava. Soprattutto Daniele, Adriano, Franco, Isabella, chiaramente Flavio, quindi ci teneva. Buonanotte. Grazie. Ciao amore. Buonanotte. Ciao, grazie. È sempre presente nei video del papà, perché è le cose che fa papà. Bene. Grazie. Bene. Grazie. Ricordo, mi hai dato lo spunto che siamo anche su YouTube, siamo sulle pagine Facebook di RM Production Artisti e di Flavio Zinni e su Flavio Zinni Channel su YouTube, quindi questa puntata la potete poi vedere quando volete. E vi dico di più, un'ulteriore novità, proprio di qualche giorno fa, è che è disponibile il podcast della nostra trasmissione. Quindi andando su Spotify, scrivendo 4 chiacchiere da bar, potete ascoltarvela anche, ovviamente non in video, ma potete ascoltarvela mentre andate in giro in macchina. Per esempio, andate a fare la corsa al parco, siete fuori col cane, insomma, nelle vostre attività. Bene, come dicevo, prima di farvi qualche domanda sulla vostra arte, ragazzi... Hai delle domande da porci, quindi. Come? Hai delle domande da porci? Da porci, da maiali. Porci, no. faccio vedere uno spot, una cosa che riguarda da vicino questa trasmissione, perché noi abbiamo tenuto a battesimo uno spazio fino a qualche settimana fa, che diventerà però una trasmissione autonoma, e quindi andiamo a scoprire di cosa si tratta. Sì.
se la tua passione è la musica, non perdere l'occasione di far vedere il tuo video e far sentire la tua canzone a migliaia di persone. In studio, ad ascoltarti, in diretta, il maestro Vince Tempera e altri grandi musicisti. Invia il tuo video e i tuoi dati a queste email. Perché Next Star potresti essere tu. Ecco, Next Star potresti essere tu. Che cos'è, Vince? Vuoi spiegarlo un po'? Che cos'è Next Star? Abbiamo voluto creare uno spazio per tutti quei ragazzi esordienti, anche esordienti che hanno 40 anni, non è che l'esordiente deve avere 15 anni, che hanno voglia di mettersi in gioco, farsi vedere, sentire, e magari dentro troviamo il nuovo Vasco Rossi, che ne so io, che è qualcosa per dare un po' di coraggio, che non è, sai, la gente, molto pubblico, molti ragazzi credono che il mondo della musica è tutto manovrato, è tutto truccato. Non è vero, perché almeno io ho sempre cercato quello che mi può dare un'emozione, e quella è la verità della musica, hai capito? Sono le emozioni. A volte c'è qualcuno che arriva bravissimo, ma non ti dà emozione. Posso solo dire: sei bravo, ma non mi interessi. Però devo accettare questo giudizio, capito? Quindi io mi ricordo che quando ho cominciato, il primo lavoro che ho fatto era che al mattino alle 9 ero nella sala incisione della Voce del Padrone a fare i provini, che c'era la coda fuori di cantanti che cominciavano a cantare alle 9 del mattino e portavano la parte musicale, i pianoforti, io suonavo e loro cantavano, e poi c'era dietro il vetro della sala incisione un direttore, diceva va bene, non va bene, va bene, non va bene. E molti di questi ragazzi avevano già 25-28 anni, erano cantanti di night, di dancing, anche molto bravi, però erano anonimi. Allora a quel punto lì il direttore diceva no, grazie, bravissimo, ma non ci servi, non sei interessante. Ecco, questo è un po' il mondo della musica, che bisogna essere un gradino in su rispetto a tutti gli altri. Quindi vogliamo dare uno spazio, e anche noi non so, da cercare in mezzo a centinaia di esordienti una voce per il domani, non dico, certo, per Sanremo, per un domani, perché Sanremo oggi è anche un po' cambiato, quindi non possiamo dire canti bene, fai Sanremo. Oggi vanno tutti rapper e trapper che non cantano. E allora, e dopo ne parliamo un attimo di questo aspetto, certo, su Sanremo. Isabel, cosa vuoi aggiungere? Sì, voglio aggiungere che comunque, come ha detto Vince, l'ha già annunciato lui, e questo è un programma comunque innovativo, proprio perché nasce per dare uno spazio a tutti gli emergenti, quindi per tutti coloro, quindi si sta parlando anche di danza, non solo di cantanti. E questo è importante perché daremo praticamente uno spazio web e televisivo, ovviamente, e creeremo comunque poi alla fine di tutto, grazie al grande maestro Vince Tempera e a Eddie Russo, che è il coreografo, un grande coreografo di Ballando sotto le stelle, daremo poi alla fine un management molto importante, che seguirà comunque tutto quello che sarà la loro pubblicità. Ecco, questo diciamo che è un po' il segnale di quello che noi vogliamo trasmettere a questi emergenti che verranno fuori. Quindi questo nuovo format Next Star è proprio coinvolto sia cantanti che danza, che comunque fanno, poi alla fine si uniscono. Certamente si uniscono, e insomma diamo spazio anche a chi si deve esprimere con la propria arte. Sì. Allora, dimmi una cosa. Sì. Volevo, con il nostro due idea, che vedo dei nomi comparire di fans che ci stanno salutando. Sì. Che ha un nome stranissimo.
Susanna Formaggino, bellissimo. Dimmi una canzone, un'altra, Barbara Gubbio, hai capito? Avete dei nomi da suggerire, delle canzoni da suggerire, ma quattro battute, eh? Al volo? Porco miseria. So, chiedo a Franco, eh? Loretta, noi abbiamo scoperto la prima canzone di Loretta Goggi, sì, che ha scritto quando aveva 5 anni, anzi, no, un po' più grande. Quanti ne aveva? Sette ne aveva, pensate. E allora, proprio considerando Susanna Formaggino, adesso non so, con la latenza che c'è, visto che siamo fra in due stanze diverse, però la canzone faceva così, la prima canzone di Loretta Goggi. Come comincia? Se il caffè della Peppina, no, 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 non si beve la mattina, che importa se anche la Peppina fa il caffè col formaggino, una zampa di tacchino, col marino. E poi dice che caffè. E abbiamo grandi. Così improvvisata. Bravi, bravi ragazzi. Due voci, il gioco delle rime. Invece sul nome Barbara c'è la famosa canzone di un gruppo americano. Beach Ball. Sì, ma con sta latenza andiamo avanti. Infatti, guarda, un bellissimo falsetto, capito? Il falsetto dei Beach Boys. Assolutamente. C'era, sì. Anche, c'era giusto proprio Lady Bar, c'era anche Lady Barbara di Renato. Questo Franco ci va a nozze, probabilmente. Conosciamo Lady Barcellona, la parola inglese era, eh? Una cover, una cover, corretta. Bellissimo, bellissimo. Bene, bene ragazzi, riporto un po' di ordine perché siete indisciplinati, però mi piace questa indisciplina, mi piace molto. Volevo chiedere al nostro Vic, che è rimasto lì a guardare la bimba letto. Ascoltavo, ascoltavo perché incuriosito da cosa succedeva, perché la latenza è un grosso problema, quindi la difficoltà anche di interagire, certo. No, non è facile, bravi comunque, meraviglioso. Certo, certo, no, loro sono bravissimi. Vic, volevo chiedere a te, ti abbiamo tenuto qui un po' a battesimo prima di Natale, anzi all'inizio del mese di dicembre, siamo stati l'anteprima assoluta. Grazie al maestro Vince che ce l'ha consigliata per tempo, di Buon Natale Merry Christmas, la canzone dei Vic and the Doctor Jive. Buon Natale Merry Christmas. Insomma, è indicata anche ad agosto, peraltro, come canzone. Quando vuoi, insomma. Esatto. Però quattro chiacchiere da bar porta bene, perché cos'è successo poi a questa canzone? Cosa è successo? La canzone è meravigliosa perché, diciamo, Buon Natale e Merry Christmas è andata ovunque, quindi praticamente è stata in Rai, è andata su Mediaset, Iso Radio, Radio La Clerici, Radio 2, La Clerici, cioè è incredibile. L'ha usata anche La Clerici. Al mattino, insomma, di notte anche, perché un giorno avevo Iso Radio casualmente, ero collegato a l'una di notte casualmente e ho sentito Vince Tempera che parlava e dedicava il pezzo Buon Natale e Merry Christmas a tutti gli autotrasportatori. Sono rimasto veramente incredibile. Ha dedicato Buon Natale, ma giusto, perché, cioè, Buon Natale anche per loro che sono in giro con i camion di notte. Insomma, adesso è anche un po' dura perché ho visto una fila da Mendrisio a Como degli autotrasportatori, incredibile. I problemi sono un po' per tutti. Quindi, diciamo che Buon Natale, Merry Christmas, sto stimando le ciance. Un pezzo incredibile che abbiamo scritto a 12 mani. Quante mani erano, Vince? 8. 11, che una non avevamo detto. Non andava bene, una, ce n'era una che funzionava poco, ed erano in 11,
Insomma, questo pezzo ho scritto per... Beh, non abbiamo detto Vince, ma senti, perché non facciamo un pezzo di Natale? Vince mi dice, bravo Vic, perché i pezzi di Natale, soprattutto in italiano, non esistono, ce ne sono pochissimi, sono molti anni che nessuno lo scrive. E quindi abbiamo fatto questa canzone e che ha funzionato. Questo è bello dire. E nel video è attrice tua figlia Valentina. Valentina, sì, perché Valentina è sempre presente, come dicevo. Hai un minuto del video? Flavio? No, non ce l'ho, Vince, no. Abbiamo i tempi compressi, purtroppo questo non ce l'ho. Comunque, è stata però, lo ricordiamo, la sigla di chiusura di Quattro Chiacchiere da Bar, praticamente dall'inizio di dicembre fino alla pausa prima di Natale. Insomma. La gente non ne poteva più, infatti, mi chiamato da fargli girare via Buon Natale nei Gris. Mettete esatto. Mariah Carey, vedete qualcosa di... Ma il Gioio che canta Buon Natale, Stile Night. Dov'è Malgioglio che non lo vedo più? Malgioglio è là, c'è. Perché è piccolo, cioè Vince che ha un testone incredibile e ha attaccato la telecamera. Poi vedi, guarda, ragazzi, mettiamo qua, guarda che bello. Meraviglioso. Mi ero un po' steso. Ti sei rilassato, hai fatto male. E l'effetto post-cena. Franco, Franco, ti faccio un complimento particolare. Posso due parole? Tempi sostanziali. Certo. Io, Franco, in realtà noi non ci conosciamo, io lo conosco perché, insomma, di nome, poi perché l'ho visto più volte in performance, sono bravissimi, lui è bravissimo. E in realtà ci siamo visti poco, cioè la mano non ce la si affretta mai. Quindi virtualmente ce la stringiamo stasera che stiamo collaborando in una cosa molto carina. E quindi ho piacere e devo dire che ogni volta che ti ho visto live, veramente ho passato delle serate fantastiche, proprio belle, dove ti diverti, dove stai bene, dove c'è veramente la felicità, la serenità. E speriamo che questo torni presto, insomma, perché oggi è difficile, mancano quelle robe lì. E quindi assolutamente spero di vederti presto dal vivo, di stringerti la mano, perché te lo merito. Grazie, è piacere mio anche, è anche piacere mio. E poi ho apprezzato anche, adesso vedendo il video, la grande performance che della vostra mega band. Grazie. di alta qualità. Sì, chissà che non si possano coinvolgere anche loro in una giamburrasca futura. Ma noi già ne parliamo, perché non ci conosciamo, però telefonicamente più volte ci siamo sentiti e l'idea c'è, insomma, poi da cosa nasce cosa, e questo è un'altra spinta verso magari fare cose simpatiche insieme, no? Poi dove c'è, certo, questa roba qua, insomma, la musica. In questo periodo questa lockdown sta veramente generando tanti progetti, tante idee che nascono. Quindi... Guarda, ti dico che ad esempio noi abbiamo, durante il lockdown, io ho un artista che adoro, che è Rai Gelato, e con lui durante il lockdown sono riuscito a collaborare, lui da Londra, io da Milano, cosa che magari poteva essere insperata, magari una cosa che difficilmente ci saremmo incontrati. Invece, hai fatto uno spoiler, Vic, hai fatto lo spoiler della nostra sigla di chiusura di questa sera, perché faremo sentire proprio quel pezzo che avete fatto con Rai Gelato. È una cosa bella, no? Quindi come incontro Franco, e magari da domani, insomma, ci sentiamo, che carino è stato vederci, sentirci così, magari facciamo una cosina. E quindi perché con Rai Gelato è lo stesso. Quindi queste sono cose belle. Anche con Adriano. Adriano, cosa possiamo, certo, fare? Io ci sono. Quella grave, ti faccio, che vi manca a voi, non ce l'avete quella voce di così, no? Allora, parla per te, insomma. Adesso, no, è che voglio dire, tu insieme ad Adriano fate già un trio o un quattro, perché hai tre voci in una, e quindi io ne ho tre. E comunque noi che parliamo così, cioè, ci capiamo. Tutti così adesso, voglio vincere tempo a parlare. Quando vuoi. Ci si dice qualcosa, dai. Va bene, proviamo a chiedere a Isabel se ha una domanda da fare, Isabel, a Franco Malgioglio, per esempio. Mamma mia. Sì, assolutamente sì, Franco. Ho una domanda. Allora, Franco, anzi, ne ho due esattamente, però ti faccio questa intanto. Sì. Tu sei un grande musicista, che da anni è molto attivo nel coniugare musica e solidarietà con il progetto Giamburrasca. Ce lo vuoi spiegare bene? Ma sì, brevemente dico che ho avuto l'idea quasi 12 anni fa di canalizzare tutto l'entusiasmo dei musicisti che amano solitamente
condividere la musica e scambiarsi sul palco e confrontarsi e fare delle cose insieme, questa idea l'ho finalizzata poi realizzando diverse piccole jam nei vari locali milanesi. E inizialmente è nato così proprio per il divertimento dei musicisti, e poi ho pensato che questo divertimento poteva essere una cosa utile, e poteva essere utile per le persone che avevano bisogno. Allora abbiamo pensato di aiutare i bambini in difficoltà, e abbiamo cominciato a fare le nostre jam raccogliendo i fondi, interamente venivano dati in beneficenza, e abbiamo creato in pratica un progetto che si ripeteva itinerante nella Lombardia, qui vicino, e finché poi, tra l'altro, abbiamo cominciato anche a coinvolgere, grazie agli amici Gino e Michele di Zelig, abbiamo cominciato a coinvolgere anche i comici di Zelig, e tra cui Adriano e Daniele sono sempre stati presenti alle nostre jam, e abbiamo cominciato anche a pensare, grazie anche all'idea di Ronnie Jones, e gliela devo questa perché me l'ha suggerita anche lui, di cominciare anche a spostarsi fuori da quello che era il territorio milanese lombardo, e ci siamo spostati, siamo andati nelle Marche, siamo andati in Emilia, siamo andati a fare in Liguria, a Santa Margherita, una bellissima jam, aiutando tutte quelle che erano le associazioni, ma oltre quello dando la possibilità di utilizzare il palco anche ai giovani, anche a quei musicisti meno famosi ma bravi, che si potevano esprimere sul palco insieme ai grandi nomi. Abbiamo fatto suonare quasi 3.000 musicisti, da Fabio Concato, Maurizio Vandelli, Fausto Leali, Tullio De Piscopo, Enrico Ruggeri e via. E Vince Tempera, sempre presente pure anche alle nostre jam. Quindi una bellissima esperienza che va avanti, e abbiamo tante jam che sono lì in coda, che non abbiamo potuto realizzare per i motivi che voi sapete, ma sono lì ferme e le realizzeremo ben presto nei grandi locali milanesi, a partire dallo Spirit di Milano. Che si spera di ripartire al più presto, e questo ce lo auguriamo un po' tutti. Io, Franco, voglio crederci. Una Franco. Seconda domanda, giusto per chiudere un attimino il tutto. Il fatto che le attività in presenza, già in parte già risposto, siano già ferme ormai da quasi un anno ormai, giusto? Ti hanno fatto sviluppare comunque un'altra nuova forma, oltre a quello che c'è già in essere, di contatto con il pubblico. Quindi ci racconti che cos'è realmente Casa Malgioglio e Gian Burrasca Friends? Allora, Casa Malgioglio è un po' come la Gian Burrasca, è tutto nato un po' così per gioco. Io mi sono trovato bloccato con il primo lockdown nelle Marche, a casa mia nelle Marche, e ho cominciato a prendermi la chitarrina e la tastiera, a cantarmi qualche brano, fare qualche video. Poi ho scoperto questa diretta Facebook e ho pensato che poteva essere utile fare compagnia a tutti gli amici, tra l'altro tutti quelli anche legati alla Gian Burrasca e non, facendogli compagnia, visto che erano in casa, per farli cantare, farli divertire. E ho cominciato a fare due dirette a settimana, insomma, ridendo e scherzando, tra il primo lockdown e l'altro mi sarò cantato un migliaio di brani, un po' di tutto, e fino a che, grazie al maestro Vince Tempera, un giorno che mi chiama e mi invita a partecipare alla trasmissione Quattro Chiacchiere da Bar, conosco il pazzoide regista energico Flavio Zinni, che è simile, uguale a me, siamo uguali, perché abbiamo una carica di un'energia organizzativa e una voglia di fare che ci accomuna.
E allora, parlandogli di questo progetto, lui mi ha dato la sua disponibilità, il suo tempo libero, tutto quello che era la sua energia per migliorare tecnicamente questa diretta, che è diventata una cosa seria, perché abbiamo tutti gli ospiti. Siamo partiti con Camaleonti, Due Idea, Vittorio Descalzi, Marco Ferradini e Marta Ferradini, Pachi, Ronnie Jones, mamma mia, sì. Bobby Posner dei Rocks, e adesso questa settimana abbiamo Andrea Mingardi, e almeno credo a breve insomma avremo anche loro. Poi il 6 di febbraio abbiamo Maurizio Vandelli e Popi Minellono, che ha scritto le più belle canzoni dal primo giorno di primavera, tutti i brani di Albano e Romina Power. E poi c'è Silvia Nichiarico, Silvia di Quelli della Notte, e insieme a una sua amica giornalista. E andiamo avanti, cioè abbiamo tante. E poi vabbè, prossimamente abbiamo anche Vince Tempera insieme a Alberto Radius della Formula 3 e Mario Lavezzi, cioè mezzo volo a Casa Malgioglio. Io mi diverto un sacco, la gente che è da casa conferma che si divertono pure loro, e quando è così non c'è altro, non c'è migliore cachet che questo, insomma. Si va avanti così, con l'entusiasmo delle persone. Assolutamente. Io aggiungo brevemente che questo è un gruppo, perché Franco sei veramente a capo, senza volerlo, di un gruppo di splendide persone che collaborano e che portano entusiasmo, e questo aiuta a tutti. Anche io sono fermo, non sono un artista bravo come voi, non so suonare, ma anch'io faccio delle serate, e quindi egoisticamente mi fa piacere che ci sia qualcuno che ci sta guardando. Bene, maestro Vince, arriviamo. Si sta avvicinando questa data fatidica di Sanremo, che ricordiamo quest'anno slitta nel mese di marzo, che non sarà il solito tradizionale febbraio. Cosa vuoi chiedere su questo argomento ai nostri ospiti? Sanremo, insomma, è sempre Sanremo. I nostri ospiti. Beh, allora, chiedo a Franco se si ricorda la prima esibizione di Battisti a Sanremo. Perché io di quella esibizione avevo arrangiato Wilson Pickett. E poi invece al Due Idea. Chiedo una canzone di Lucio Dalla. Sanremo. Voi non lo sapete, ma siete i jukebox della serata. No, ma allora Lucio Dalla debuttò a Sanremo una canzone stranissima che quella volevo io. Sì, ma la vuoi che... No, non possiamo cantare Puff Boom, ci dovevamo preparare. A parte che il Duo Idea ce l'ha la cosa preparata su Sanremo, la vediamo voi, una minestra, fatela voi. Ma proviamo a sentire il Battisti fatto da Malgioglio. Sì, il famoso. Magari facciamo anche Puff Boom, dai. Allora. Non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, sino a quando gli occhi tuoi avranno luce per guardare gli occhi miei. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima sei sempre tu, perché non è una promessa, ma quel che sarà, domani è sempre,
sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura. Yeah. Grazie. E invece grazie. Quella che fa baffo, un tuffo in fondo al cuore. Baffo, l'amore mio sei tu. Ma cosa avevano preparato questi due disgraziati? Ma dopo lo vediamo fra qualche minuto. Allora, però, volevo chiedere se questo modo di fare comicità così intelligente e poco convenzionale, ma Sanremo quanto vi ha ispirato fino ad oggi? Molto. Sanremo è, siamo imbevuti di Sanremo noi, e quindi tutto intorno a noi, tutto dentro di noi parla di Sanremo, che non ci sarebbe, cioè, d'altronde noi amiamo le canzonette, quindi cosa c'è di meglio di Sanremo? Cioè, proprio tra l'altro noi quando ci siamo conosciuti, ci siamo odiati subito, come tutte le coppie, no? Come no, però ci siamo riconosciuti proprio anche e soprattutto perché entrambi abbiamo sempre guardato Sanremo fin dai tempi proprio quando eravamo bambini, e non è facile, perché in realtà io ho un sacco di amici che Sanremo neanche si ricordano che c'è, invece per me la settimana di Sanremo è un'attesa. È quasi sacra. Sì. Allora, io prima ho detto che c'è una cosa che vi ho chiesto in settimana di preparare, è un'altra roba, una genialata, mi permetto di dirlo. Voi avete messo insieme 12 canzoni in una. Di una avete tenuto il testo e ne avete montate altre 11 sopra quel testo. Andiamo. Sottolineiamo, posso dirle una cosa? Prego. Perché l'abbiamo sempre, cioè, ce l'hai chiesta, ci hai chiesto cosa avessimo di Sanremo. A noi, visto appunto che ci piace molto Sanremo, questo pezzo qui lo facciamo da un po' di tempo negli spettacoli, proprio per far capire quante canzoni Sanremo in realtà ha portato nella musica di tutti i giorni, che magari uno non sa neanche che sia di Sanremo, invece ce ne sono parecchie. Queste sono rigorosamente tutte di Sanremo, sono passate da quel palco, andiamo a vedere. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita, sì, che se ne frega, che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle vite che non dormi mai. Forse, forse, forse non ci incontreremo mai. Ognuno a rincorrere i suoi guai. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso. Ognuno in fondo perso, dentro i fatti suoi. Voglio una vita. Voglio una vita. Sperigolata. Voglio una vita. Una B come quelle dei B. Voglio, voglio, voglio una vita esagerata. Voglio, voglio, voglio una vita come stirla qui. Lo sai che poi ci troveremo come delle star, avere Rozzi Bar, avere Rozzi Bar. Lo sai che poi ci troveremo come delle star, avere Rozzi Bar. Che cosa ci vuoi far? Ognuno col suo viaggio, ognuno un po' diverso, ognuno in fondo perso, dentro i fatti suoi. Voglio una
orgoglio pieno di guai. Che se ne frega di tutto, sì. E poi ci troveremo come sta a bere whisky a Roxy Bar, o non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai. Spericolata, maleducata. Magici, bellissima ragazzi, bellissima davvero. Grazie. Allora, siamo, mancano pochi minuti alla conclusione della nostra oretta. Chiedo velocemente una fucilata. Vic 2021, cosa stai facendo? Cosa stai preparando? 2021, siamo già in azione col Maestro Tempera, pezzo dell'estate. Noi già adesso, quindi già noi a gennaio, con la sciarpa e i guanti, insomma, siamo già sul pezzo dell'estate. Stiamo già lavorando, insomma, sulla scia del pezzo natalizio. Noi lavoriamo sul pezzo dell'estate, sembra giusto. Qui ci aspettiamo il tormentone da Vic. Insomma, sì, il tormentone però sempre swing, non lasciamo mai l'origine, perché insomma, e quindi so se sarà un tormentone, cercheremo di fare il nostro meglio. Vince, che dici? Siamo sulla strada? Siamo sulla strada. Naturalmente vince, vince una cosa, io la prossima volta mandiamo un cameraman da Vince, perché si vede solo, ma dietro Vince io vedo delle robe allucinanti. Cioè dei dischi d'oro, di platino, delle robe incredibili. Sarebbe bello vederle un po' per intero la prossima volta, o farci spiegare cosa ha combinato questo uomo in anni di storia. Insomma, un grande, quindi un applauso. Guarda dietro, guardate dietro. Cucini, guarda, Cucini, Gabbani. Sopra la tua testa c'è un disco di platino, cos'è? Un forobò. Ragazzi, grande Vince, grandissimo. Un onore essere qua con te stasera, veramente, con tutti voi, ma Vince speciale. Naturalmente non appena sarà pronto il pezzo dell'estate lo passiamo in anteprima a quattro chiacchiere da bar. Bene. Perché porta bene. Andrea, Adriano, Daniele, Isabel, che ci farà i cori, no? Femminili, che ci vogliono. Certo. E Franco, chiaramente, musica, tutto quello che sarà l'arrangiamento. Saremo lì. Dai. Bene. E ragazzi, invece due idee, che cosa ha in preparazione? Che cosa vi state attrezzando per una ripresa? Certo, noi faremo anche noi un pezzo dell'estate che si intitola sapore di pinne, fucile e blu. E il pezzo sarà una bomba, e quindi non sveliamo altro che il titolo. No, però in realtà quello che possiamo dire è che... Adriano, Daniele, noi siamo pronti con la cover, la rifacciamo noi, subito ricoveriamo subito. No, diciamo, no, la cosa preparando quello... per riprendere i nostri spettacoli, insomma, li stiamo un po' perfezionando, abbiamo anche delle cose in caldo che avevamo iniziato, diciamo dei prototipi di spettacolo di cui abbiamo fatto solo delle puntate zero. Una proprio su Sanremo, peraltro. Sì, una c'è... che è un viaggio bellissimo nella canzone di Sanremo, nelle canzoni di Sanremo. L'abbiamo fatto insieme a Marino Bartoletti, giornalista, e siamo un gruppo di grandi amici musicisti. E noi ci piacerebbe molto riprenderlo e portarlo in giro, perché sono sia canzoni di Sanremo che pezzi allegri, comici, pezzi nostri, aneddoti di Marino, eccetera. E poi ovviamente le nostre cose, il nostro spettacolo che si intitola Quando il gioco si fa duo, che speriamo di portare ancora in giro, perché in realtà era appena nato quando abbiamo iniziato
farlo e quindi... E invece Franco, attendendo le giamburrasca di piazza, andiamo avanti con Casa Malgioglio, no? Sì, andiamo avanti con quello. Poi stavo preparando un brano che volevo cantarlo e portarlo insieme con gli amici del Due Idea, e che faceva... Dai, un minuto, un volevo minuto. Portarlo a Sanremo, e faceva... Ma noi non ci saremo, noi non ci saremo, nel senso che non ci saremo mai a Sanremo. No, vabbè, era una battuta, perché visto che, insomma, si diventa scemi poi alla fine con la loro musica, alla fine ci si fa coinvolgere nelle stupidate come questa. Dai pure la colpa agli altri della tua... Comunque, ti dico Franco, per esperienza ti dico che partecipando a Quattro Chiacchiere un po' verso la fine si prende questa deriva. Vedi, quindi allora vabbè. È un classico. No, comunque sono due progetti molto importanti. Uno che è quello di Lucio Battisti, su Lucio Battisti, che si sta concretizzando in maniera importante, e un altro invece su Gino Santercole e Adriano Celentano, con Alfredo Lallo, che è il cugino di Gino Santercole e di Adriano Celentano, ed è simile, se non uguale, al cugino Adriano, sia nel cantare che anche nelle sue espressioni, con il sassofonista originale del clan di Celentano, che è, come si dice, Giorgio Manzoli, e insieme ai nostri musicisti soliti Pino Bifano, Onofrio La Viola e Franco Penasco. Scusami. Giorgio Manzoli, che ha un figlio jazzista meraviglioso, che bravissimo, bravo, che ha lavorato molto con Rudy, il primo, che è il fratello, tra l'altro Giorgio Manzoli è il fratello di Jerry Manzoli, marito di Nada Camaleonzi. Scopriamo che siamo tutti imparentati, ragazzi. Sì, siamo davvero in chiusura. Via. Isabel, un saluto. Isabel si sta preparando per il futuro. Esatto, sta pensando a cosa rispondere. Maestro Vince. Ciao ragazzi. Aspettiamo un quarto d'ora, Vince sparisce, perché sta andando sotto. Sta scendendo. Grandi Due Idee, grandi Vic e grande Franco Malgioglio. Grande gruppo stasera, grande gruppo. Grazie. La sigla di chiusura è di nuovo di Vic e The Doctors of Jive, ed è un medley meraviglioso di Walt Disney, delle canzoni e delle musiche di Walt Disney, fatto con il grande Ray Gelato. State a guardare. Ciao, a settimana prossima. Ciao. I sogni son desideri, chiusi in fondo al cuore, nel sonno ci sembran veri, che tutto ci parla d'amore. Have faith in your dreams and Sunday, your rainbow will come smiling through. I'm believing in sogno realtà diverrà. Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi mananni puoi dimenticare. In fondo basta un minimo sapersi quanto è facile trovare quel po' che occorre per campare. Hey ho, hey ho, casa lavoriamo.